It must have been love. Sarebbe dovuto essere amore, e invece chissà che cos'era, ma il contenuto è scritto e lo potete trovare nella canzone, questa bellissima canzone dei Roxette, credo che sia degli anni, fine anni 80, e che piace tantissimo alla nostra Ekaterina, a cui mandiamo un bacio grande grande. Bene, questa sera la puntata del Mondo in Parole a Regola d'Arte sarà articolata in due parti. La prima parte la condurrò insieme al nostro Gabriele Giardini, che è qui in linea con me, e la seconda parte invece la svolgerò insieme al nostro Roberto Di Pietro. Ci piacerebbe, e anche molto, come era nostro uso fare, condurre la puntata tutte e tre insieme. Come sempre abbiamo fatto, ma purtroppo dei motivi tecnici non ce lo permettono e, ahimè, finché non troviamo una soluzione, questa è parzialmente una soluzione, anzi no, lo è una soluzione, anche se attualmente purtroppo non possiamo interagire tutte e tre insieme. Poco male perché adesso sono con Gabriele e tra una ventina di minuti dopo la conclusione di questa puntata con Gabriele, che durerà circa una ventina di minuti, compresa la sigla, sarò con il nostro Roberto Di Pietro. Buonasera al nostro Gabriele Giardini. Buonasera, caro Massimiliano, buonasera ai nostri radioascoltatori e un abbraccio forte anche a Roberto, che lo sentirai tu, ma me lo saluterai di cuore. Certo. Assolutamente, con piacere. E così farà lui altrettanto con te. Bene, io dopo aver sentito questa bella canzone, romperei gli indugi e andrei subito alla www.gabrielegiardini, tutto minuscolo, scusate, e tutta una parola senza punti o barre di divisione, .com. Quindi www.gabrielegiardini.com. Cliccando sulla voce opere archivio, alla pagina 5 c'è un'opera che mi ha colpito, come tutte, ma poiché la puntata non è infinita, dobbiamo sceglierne una e così commentarla. Come nostra usanza fare, direi che io do le mie prime impressioni da osservatore, e poi il genio, colui che ha creato questa bellissima opera, ci dirà ogni piccolo dettaglio. Ne siamo contenti e tu sei una persona a cui ci tengo molto che dia una tua impressione perché si denota in te una persona molto attenta e sensibile alla lettura delle opere, quindi ne sono doppiamente contento, alla fruibilità delle persone. Grazie mille Gabriele. E Prego. quindi l'opera che analizzeremo si chiama Pensiero frammentato, non so se ce l'hai presente. Sì, a pagina 5 ci sono, Ah, caro perfetto. Massimiliano. Adesso non trovo l'opera specifica, ma mi sa indicare qualcosa in più anche per i nostri radioascoltatori. Assolutamente. Allora, pagina 5 dell'archivio opere è la seconda. Seconda fila, sulla sinistra, l'ultima a Ah, sinistra della seconda sì, fila. Pensiero trovata. frammentato. La apro, come vi esorto anche voi, radioascoltatori, a farlo. Ci sono due immagini, due foto dell'opera stessa. Una riguarda il profilo e l'altra è frontale. Ecco, quello che mi ha colpito molto di quest'opera è collegata ovviamente anche al titolo, a ciò che rappresenta. Pensiero frammentato, e il pensiero è rappresentato con un volto umano, ma non molto definito, perché in effetti il pensiero è qualcosa di molto cangiante, molto mutevole. E sembra quasi dall'opera, specialmente se guardate la seconda fotografia, cioè la fotografia che ritrae questa opera dall'inizio
dal suo lato, dal suo lato principale, vediamo questo volto molto rarefatto. Molto rarefatto, e già il pensiero è qualcosa di rarefatto, perché non è propriamente materia, nasce dalla materia, cioè dal nostro cervello, e poi si libra in forme molto più etere, più evolute, anche perché è la sintesi, la nascita di qualcosa che dalla materia prende forma, ma delle forme appena accennate, la forma principale è il contenuto del pensiero. E così Gabriele ce lo descrive attraverso questo volto, forse il volto da cui prende proprio origine questo pensiero. È un volto appena accennato, come dicevo, non volutamente, non delineato. Ricordiamo che Gabriele è un artista, oltre a essere evocativo e diciamo capace di guardare al di là di ciò che viene rappresentato dalle apparenze, il velo di Maya, come dicevano gli antichi indiani. Ebbene, in questo caso, volontariamente, però, stavo dicendo, è un artista capace di cogliere e rappresentare ogni piccolissimo dettaglio, ogni piccolissima piega del nostro corpo, dei nostri arti. Addirittura, a volte sono rappresentate addirittura la sequenza dei pori della pelle, quindi ha una grandissima tecnica, ma in questo caso volontariamente il volto non è delineato, proprio a rappresentare il pensiero, perché il pensiero non ha propriamente la forma che può avere la materia, come il nostro corpo. Nasce dalla materia e si evolve in ciò che la forma è una forma fluttuante, a essere intrappolato, come si dice, come dicevano gli antichi greci, circa la nostra anima, dal corpo. E l'ultima annotazione che mi preme farvi, anche qui c'è un gioco di luci attraverso diciamo una delle differenti levigature dell'opera stessa e le differenti angolazioni dell'opera stessa che su cui essa si poggia. E infine i colori partono, sono molto rarefatti anch'essi, ma anche qui troviamo una grande esperienza del colore, perché c'è il rosso della bocca, sfumatura di azzurro. Ecco, Gabriele, in ultima istanza riconosco addirittura così vagamente una caffettiera, no? Una caffettiera quasi sembrerebbe il collo simboleggiato da una caffettiera appena accennata. Ecco, Gabriele, se vuoi dirci, naturalmente tu. Ma come no, innanzitutto la merito all'opera, la lettura dell'opera è stata pressoché molto sentita, e diciamo anche hai carpito molto dell'opera stessa. Io aggiungo, visto che l'ho fatta e so logicamente il che dire in merito a un'opera molto concettuale anche questa, dove appunto il pensiero frammentato, come già il titolo stesso tende a definire e a indefinire, quindi è un'opera indefinita nello stesso tempo appena abbozzata. Perché? È come sempre il discorso che faceva anche Michelangelo dell'incompiuta. Quindi tu hai dato hai sbozzato in maniera un po' grottesca, che ha un volto un po' grottesco, non è riconducibile a dei canoni classicheggianti, ma nello stesso tempo, caro Massimiliano e cari nostri radioascoltatori, potete scorgere, se avete l'opera, al sito www.gabriele.com, al seconda riga di pagina 5, come ricordiamo noi, e a loro in particolar modo, che l'opera stessa, ma in che senso? Prende forma nel momento in cui le persone che stanno guardando l'opera riescono a definire l'opera, è come se io avessi accennato, caro Massimiliano, un'opera,
fatta con una scultura, quindi una, appena abbozzata, e ricordiamo che è fatta con lo scalpello termico, fatto su un polistirolo, quindi sembra di materia dura, in realtà è polvere, appoggiata su uno stecchino leggero leggero, quasi di legno, come uno zeppetto di legno con una base, quindi veramente con dei colori molto vivaci e questa lingua che quasi esce fuori, rossa, un rosso pompeiano, e un verde e un blu, quindi il verde della natura e il mare e il blu del mare, ecco. Ho capito in quest'opera, quindi le persone possono leggere l'opera, quindi è come se io l'ho realizzata appena abbozzata. Nella loro mente, quindi ognuno di noi, ognuno di loro vedrà, caro Massimiliano, un'opera che nascerà qui, la nostra mente che alla fine analizzerà l'opera e ci vedrà quello che ci vuol vedere, perché non gli ho dato una fine specifica, l'ho lasciata in maniera concreta ma anche virtuale, che la concretezza poi viene assorbita e generata e realizzata dallo spettatore. Quindi insomma un'opera anch'essa particolare, di un panorama di opere a tutto tondo sentite e concettuali. Come molte tue opere, esse interagiscono con lo spettatore quasi fossero vive, no? Anzi, sono vive. Prendono, animando la materia, insomma, ecco, esatto, questo è importante. Esattamente. Bene Gabriele, grazie della bella spiegazione, ci hai chiarito molti dettagli che ovviamente io da semplice spettatore... Grazie a te. Vuoi salutare qualcuno? Grazie e buonanotte.